È necessario uno spazio per i ciclisti qui a Roma? Beh, guarda, sì, bisogna veramente trovare dello spazio, perché i ciclisti aumentano giorno per giorno. In questi ultimi 20 anni il ciclismo, per fortuna, è stato scoperto anche dai benestanti, perché il ciclismo allunga la vita, quindi la miglior cura è praticare la bicicletta. Praticare la bicicletta soltanto i problemi che abbiamo, soprattutto qui noi a Roma, ma non soltanto a Roma, la provincia, anche la provincia di Roma, sono le strade. Le strade che sono piene di buche, e poi bisogna trovare delle alternative, fare delle piste ciclabili qui a Tor Vergata, che abbiamo la possibilità perlomeno di bloccare 2 volte a settimana, il sabato mattina e la domenica mattina, per 3 ore, per mettere questo bel circuito di 6 km completamente a proprio agio per i ciclisti, quindi sarebbe la soluzione ideale. Qui reclamano continuamente i ciclisti, siamo migliaia e migliaia, ma non soltanto qui a Roma, in tutta Italia, quindi questa è la fortuna anche per tutto l'indotto del ciclismo. Se dovesse nascere il grande raccordo della bicicletta e collegato all'impianto, se si dovesse fare il velodromo, sarebbe un bel sogno realizzato? Sì, ho seguito anche il ministro Del Rio, che tra l'altro è un appassionato di ciclismo, proprio recentemente ha fatto questa dichiarazione, sarebbe l'ideale. Io ricordo negli anni, fine anni 60, inizio anni 70, sono stato grande protagonista nel mondo dei professionisti, e io facevo il raccordo anulare quando volevo fare la classica passeggiata. Già dall'epoca si poteva fare ancora il raccordo anulare, era veramente il percorso ideale. Facendo una pista ciclabile laterale sarebbe il sogno di tutti i ciclisti. Grazie, buona pedalata. Grazie a te.